diciamo, tappeto musicale e iniziamo a parlare quale direttamente. Tappeto? Questo era Astrid S con Breathe. Ma sì, ma chiamiamolo tappeto. Il tappeto ce l'hai te dentro casa e non lo usi. No, non ce l'ho purtroppo in camera, me l'hanno tolto. Allora, elezioni comunali. Elezioni, perché noi, caro Daniele, quanto ci piacciono le elezioni in generale, no? Abbiamo tormentato i nostri radioascoltatori con quelle francesi. Adesso tocca a quelle italiane comunali, perché c'è stato il ballottaggio dopo 2 settimane, giustamente, e i risultati sono, come posso dire, sensazionalmente fuori dal pronostico, se possiamo dirlo, in alcune città, in altre più o meno le previsioni non hanno tradito. Sicuramente il primo turno è stato veramente senza pronostico, perché il Movimento 5 Stelle, ne parleremo, è rimasto fuori praticamente da quasi tutti i ballottaggi, nonostante ci fosse un imprimatur forte, allora, pensa a Genova. Iniziamo questa carrellata di risultati partendo da un po' dalle città, quelle principali, quelle più sott'occhio, che sono ad esempio L'Aquila. Allora, il capoluogo abruzzese, praticamente 2 settimane fa vedeva la situazione con Americo Di Benedetto del centrosinistra al 47% e Pierluigi Bondi al centrodestra 35,84. Bene, ieri con lo scrutinaggio finale la situazione si è completamente ribaltata nel confronto con il centrodestra, perché il centrodestra di Biondi raggiunge il 53,5 e Americo Di Benedetto 46,4. Quindi, e non solo questo mutamento, ma anche dal punto di vista amministrativo, perché era centrosinistra ad amministrare L'Aquila, quindi è stato un doppio cambiamento sia al ballottaggio che poi nell'amministrazione, diciamo, degli ultimi 5 anni. Sì, adesso con le altre città che vi diciamo, ecco, giusto per dare una maxi analisi prima di poi entrare nel merito, la vittoria del centrodestra è quello che sicuramente viene fuori dal ballottaggio. Certamente. Poi vi spiegheremo meglio i motivi. Andiamo avanti, per esempio, perché un'altra città importante è Genova. Allora, Genova vedeva come candidati centrodestra Marco Bucci al 38,8% e Gianni Crivello centrosinistra al 33,3%. Questo ovviamente parlo di 2 settimane primo fa. Turno. Al secondo turno ha vinto Marco Bucci col 55 e il 44 invece di Gianni Crivello, quindi anche Genova è passata al centrodestra. Esattamente, perché era appunto anch'essa al centrosinistra inizialmente. Esatto, queste, adesso vi diciamo insomma le grandi città che sono passate, hanno cambiato colore così facilmente. I capoluoghi di quelli che sarebbero stati i capoluoghi di provincia. Passiamo per esempio a Frosinone, un altro esempio che abbiamo qui proprio qui nel nostro territorio laziale. Ha vinto Ottaviani e ha vinto appunto il centrodestra, però Frosinone c'è da dire che si trova in quella parte di Lazio che ha sempre avuto una tradizione di centrodestra, comunque vicino a Latina, nella parte appunto che storicamente viene ricordata come la parte bonificata, quindi si è confermato nuovamente il centrodestra, non c'è stato un cambiamento sostanziale e non era neanche nelle previsioni poi inizialmente. Oh, un altro risultato interessante è quello di Verona, che non vedeva un candidato di centrosinistra contro uno di centrodestra, ma bensì una lista civica, quella della Bisinella, che sarebbe la moglie di Tosi, non mi veniva subito, che tra l'altro è governatore. Certo. E Federico Sboarina, che invece è del centrodestra, ha vinto Sboarina col 58,11%, mentre 2 settimane fa la situazione era più o meno appaiata su entrambi con su 29 e 23% per la Bisinella. In questo caso, diciamo, si è passati da una destra leghista, sì, a un centrodestra un po' più, se vogliamo così dire, moderato, comunque con la presenza anche di forze più moderate. Ma è interessante sottolineare che, diciamo, questi risultati qua poi riprendono un po' tutta Italia, perché anche Catanzaro, per esempio, l'amministrazione precedente che era di destra, vince Abramo, che comunque è nuovamente di destra, o altrimenti Piacenza, che si trova dentro l'Emilia Romagna, la storica Emilia Romagna di sinistra, Roccaforte, passa da sinistra a destra con la vittoria di Barbieri. Insomma, sì. Le isole, il centrodestra si è affermato prepotentemente in tanti posti, potremmo anche appunto nominarli tutti se vogliamo, sono molti, però sono città importanti, ecco, insomma La Spezia, abbiamo detto Genova, Como, Lodi, comunque sono tutte Gorizia, Rieti qua, ecco, nel Lazio, insomma. Como, Alessandria, si trovano veramente sparsi in tutta Italia e il centrodestra, diciamo, si è affermato in molte di queste, non in tutte.
ma in molte di queste si è affermato appunto il centrodestra. Interessante anche il caso di Parma, che con Pizzarotti, l'outsider del Movimento 5 Stelle, ex Movimento 5 Stelle, appunto, con una lista civica da lui fondata, non tradisce le aspettative e batte Paolo Scarpa con un risultato che si attesta sul 58%. Ecco, queste poi ricordiamo che in generale, appunto, quali sono in generale invece quelli del Movimento 5 Stelle vinti? Sì, quello del Movimento 5 Stelle, no, cercavo una conferma da te, se no, no, ho paura di dire, se non sbaglio sono 8, perché ho letto che sono 8, Sì, però. sono 8 comuni, 0 al primo turno. Questo era interessante. Si trova nel ballottaggio la vittoria in alcuni di questi comuni. Grillo ha fatto un'affermazione importante, vedremo dopo, l'analizzeremo dopo. I principali sono Carrara, e Guidonia, che qui nel Lazio, insomma, Ed Arde Ardea, anche, sì. Ardea. In generale, però, se dovessimo dare numeri finali, possiamo dire che su 25 comuni, quelli che erano i comuni capoluogo di provincia, quindi molto importanti, se nel 2012 15 erano a sinistra, 5 a destra, 1 Parma, ovviamente dei 5 Stelle, 1 al centro, 1 alla destra estrema e 1 alle liste civiche, abbiamo invece la situazione odierna di ieri: 16 a destra, 6 a sinistra E e due le 2 liste liste civiche. civiche. Ok. E ovviamente questo Questo significa che volevo il cercare. passaggio sia stato di 12 comuni dal centro-sinistra al centro-destra, invece di soli 2 comuni dalla destra alla sinistra. Ok, adesso andiamo ancora un attimo poi in musica e poi entriamo in merito nell'analisi politica. Questo sono fatto 6 minuti di abbiamo fatto 7 minuti pieni qua. Allora, adesso, no, perché io cercavo di dire proprio questo qua, visto che tu avevi scritto questa cosa qua, ero Come convinto 5 che Stelle non c'avevi c'era. No, anche i 5 Stelle il numero no, de... vedi, liste civiche. Ok, ero Ti ho dovuto convinto rigirare che... qua, ce l'ho. Perché io mi ricordo che sono Sì, 8. sono 8, Sono confermo. 8? Te l'ho appena Ok. detto. Cioè, no... Sì, confermo, confermo. Ma 0 al primo turno, questo Vabbè, però è ok. interessante. Adesso entriamo un po' nel merito Prima, riportiamo un dell'analisi. attimo, prima di entrare così, riportiamo un attimo giusto due dati finali che Vai. mi interessa dirle, sono questi qua, per introdurre il fatto che insomma, per introdurre insomma il tema poi delle reazioni politiche. Non so chi ci sta vedendo. Sì, ma quando si parla del perché domani andiamo a fare un 4 contro 4 a basket, quindi Ma hai poi che ancora ragione invitate Herrera a giocare a basket. Herrera organizza, capito? Ah, Rientro mazza, io, già giù. mazza, ma come. Stiamo rientrando. E questi erano i White Stripes che noi conosciamo, noi tedeschi, soprattutto per un'altra famosa canzone, che dal 2006 ci accompagna. Anche la Poelcan conosce The White Azz, questa Stripes. cosa qui non dobbiamo dirla, censuriamola. E domani chiuse Vabbè, che così si Roma 3 abbatta Radio. d'accia su. Parlavamo di elezioni comunali, dei ballottaggi che si sono tenuti ieri, domenica 25 giugno del 2017, e abbiamo visto che il centrodestra si è affermato prepotentemente, soprattutto strappando una serie di città importanti al centro-sinistra. Quali sono i comuni che si sono affermati, dove si sono affermati il centro-sinistra e il centro-destra? Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, 59 al centro-destra, 67 al centro-sinistra. Sulla base di questi dati, sembrerebbe, e qua ci possiamo introdurre già il discorso politico, che abbia vinto il centro-sinistra le elezioni. Tuttavia, non solo, come abbiamo detto, ci sono stati 12 contro 2 comuni strappati al centro sinistra, quindi comunque è stata un'affermazione del centrodestra, ma poi nella totalità degli abitanti ovviamente sicuramente ora amministrerà molto di più rispetto a questi comuni proprio il centrodestra, un centrodestra nuovamente riunito di cui poi analizzeremo questa composizione di questa nuova compagine. Eh sì, perché Renzi poco fa ha twittato comunque dicendo che il centro-sinistra è in vantaggio 67 a 59. Ora, Secondo questo, questi dati di YouTrend che ha analizzato appunto sì, i ecco, comuni sopra i 15.000 abitanti. dice giudizio sulle elezioni amministrative e poi ci manda questo bel grafico a torta con
con la distribuzione dei comuni. Ora, c'è chi dice che questa cosa, questo risultato è un parallelismo con D'Alema nel 2000, quando anche lui, dopo i risultati nei comunali, si dimise, ti ricordi? Nelle regionali, Nei sì. regionali, scusami, si dimise anche lui perché era evidente, insomma, la debacle del centro-sinistra di allora, e quindi molti cercano di fare questo parallelismo Renzi-D'Alema. Non so se avrà. Non piace a nessuno dei due, Non so, sicuramente. sì, sicuramente non so se Renzi ha più o meno lo stesso spessore di D'Alema e soprattutto se ha lo stesso coraggio di dimettersi dopo che appunto è stato rieletto come segretario del Partito Sicuramente ha avuto il Democratico. coraggio di dimettersi il 4 dicembre, ma per questo. Quello sì, Ma ho per paura che per questo. questo no, perché Per come ha questo. twittato non sembrerebbe intenzionato a mollare la poltrona. In fondo, la mia opinione personale non abbia tutti i torti, del resto non è una sconfitta così epica come le 12 a 2 del 2005, le regionali Berlusconi, in cui appunto riformò il governo dopo aver perso 12 regioni a 2, quindi non si trova in una situazione tale, anche perché, come lui dice, parzialmente io ho vinto in quei appunto 67 comuni rispetto a 59. Tuttavia, non solo 12 comuni sopra i 15.000, 12, chiedo scusa, comuni sopra con i ex capoluoghi di provincia sono passati dal centro-sinistra al centro-destra, ma perde alcune città storiche. Io penso a Sì, dei feudi Budrio, proprio 70 rossi. anni Dai. comunista, PDS, DS, PD. Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia, la cosiddetta Stalingrado d'Italia, passa appunto nelle mani del centro-destra, non era mai capitato. Anche la Dispoli sono 20 anni qui, che comunque è di centrosinistra, comunque in generale di sinistra, è passata al centrodestra. Cioè, in questo caso il Partito Democratico ha perso in queste elezioni quel zoccolo duro che aveva soprattutto nelle regioni rosse, che erano sempre date per Sì, scontate, Toscana, Emilia-Romagna, insomma, Umbria, comunque. anche parte delle Marche. Invece negli ultimi anni effettivamente il Partito Democratico si è andato molto accentrandosi. Questo ovviamente dà l'opportunità a Renzi, che proprio nei giorni scorsi ha voluto lanciare un'iniziativa per assaltare i elettori di destra, quindi per prendere all'interno del gioco del Partito Democratico. Però dall'altra parte c'è anche un altro tema, il tema fondamentale, che perde pezzi a sinistra, e infatti le critiche sono partite forti e dure da MDP, quindi dal movimento Bersaniano, dal movimento D'Alemiano, quello che i fuoriusciti, dall'opposizione interna a Renzi. La situazione diciamo, è un po' precipitata, nonostante il suo tweet, guardate che non è andata così male. Ettore Rosato, che è il capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, lo ha proprio affermato: noi abbiamo perso. Renzi sì, si è difeso dicendo: sì, però sono risultati parziali, sono locali, sono a macchia di leopardo. Beh, però è proprio questo tema, l'essere a macchia di leopardo, che poi li rende una norma, perché dalla Sicilia, dalla Calabria fino a Lombardia, al Piemonte, dovunque si è perso. Quindi è una situazione difficile. Lo stesso Orlando, che è ministro di giustizia vicino a Renzi, ha sostenuto come questa sia stata una sconfitta, e ha richiamato la sua area a conclave. Conclave del Partito Democratico nella direzione nazionale, che si terrà probabilmente il 10 luglio, proprio per fare l'analisi del voto. E questo è un po' lo scenario, ecco, del Partito Democratico. Adesso ci sarà, insomma, da ascoltare anche le critiche che tu hai detto poco fa, insomma, come verranno poi dopo prese da Matteo Renzi e se appunto farà il passo quello di dimettersi o meno, chi lo sa. Aspettiamo. Intanto ci andiamo ad ascoltare ancora un'altra canzone e poi rientriamo e parliamo invece di chi sta godendo come un riccio, direbbe, ovvero il centrodestra. I romanisti stanno godendo come un Ha riccio capito, io sapevo adesso. che mi tiravi fuori lui. E tu perché l'hai tirato fuori? È perché io sono romanista, è chiaro. Te lo potevo tirare fuori. Peccato che poi quel campionato, l'Inter. Sciabella. No. Tu eri allo stadio con la Sampdoria? Beh, meno male. Immagino sia stato difficile avere romanisti quel giorno. Peraltro, Ok, avranno rubato qualcosa. ho visto gli highlights, la Roma attaccava sempre, quindi insomma. Ci hanno rubato palesemente un campionato. Allora,
questo? Che era la Danimarca del 92? Che sono stati ripescati perché la Jugoslavia si era sciolta. Danimarca campione d'Europa. Era oggi? Porca Oggi. puttana, ho fatto il coso su 26 Maldini. giugno 92. Ho fatto l'articolo su Maldini oggi invece che è il suo compleanno. Fatto Forse avevi fatto questa, insperata. Omicidi. Comunque loro sono diventati un po' più seri che ignoranti prestati del mondo. Com'è che si chiama? Delinquenti prestati del mondo del pallone. Sessantanove. 777, anzi. certo che c'è. No, toglielo, tanto. Stiamo Toglielo. tornando, stiamo tornando. Giuro, pochissimo. Chi? Questo era Niccolò Bossini con Piloti e Supereroi. Allora, parlavamo invece di chi sta godendo come un riccio rinnovo la citazione di un certo allenatore della Roma. Che non ha vinto niente nella sua carriera Vabbè, se sta non zitto, vincere il basta. campionato più difficile al mondo con la squadra più scarsa della Lega. Ecco, tipo le ceste. Comunque, allora, parliamo invece del centrodestra, perché il centrodestra in questo momento è galvanizzato. Sicuramente il risultato non sembra una vittoria pienamente loro, ma comunque se guardiamo i risultati delle precedenti comunali, comunque il centrodestra sembra rivitalizzato in qualche modo, anche se ci sono già dei piccoli dissidi al suo interno tra la Meloni e Salvini, perché ovviamente chi si attribuisce il merito, ovviamente ci sono questi due partitoni Sì, e non è ma anche ovviamente con Berlusconi, perché poi analizzeremo nello Berlusconi è specifico. un plus ultra, lui è onnipotente, sta là sopra e manovra un po' tutto, però io parlavo nel senso all'interno, no? Tra le diverse correnti è chiaro che c'è un po' di dissidio perché chi dice è grazie a noi che abbiamo vinto, no, è grazie a noi, ecco là che insomma. E soprattutto sulla gestione del futuro Sì, di questo tema, la perché leadership la ovviamente. leadership, perché c'è un problema sostanziale, e mi torno sul Partito Democratico. Il centro-sinistra dice, Renzi, non ha vinto come invece vogliono sostenere Bersaniani, l'area di sinistra, Pisapia, grazie a coalizioni. E si vede proprio in Liguria dove abbiamo straperso con coalizioni. E quindi c'è ritorno alla vocazione maggioritaria che è stata tipica di Veltroni, ovviamente ripresa da Renzi, cioè il Partito Democratico come partito della nazione. Nel centrodestra invece ha vinto il modello Tosi, perché in alcuni posti si è presentata una lista unica come fece Tosi, e allora lì si è vinto. Però questo crea dei dissidi ovviamente, perché Berlusconi non vorrà mai fare, neanche Salvini, una lista unica nazionale con loro, anche perché questo produrrebbe una spinta ovviamente verso il sistema maggioritario, mentre Berlusconi si è speso da tanto, tanto tempo per il proporzionale. Quindi per questo ci sono anche interni dissidi per come gestire questo risultato, non solo proprio su di chi è il merito, perché comunque la Meloni, che non è andata grandissimamente come Lega No, no, Nord, no, però ovviamente. esprime sindaci dell'Aquila, Verona e Pistoia. Non parliamo proprio, no, di città Cittadini. piccole, parliamo di centinaia di migliaia di abitanti combinate. Quindi la situazione è un po' traballante. Sì, no, assolutamente. Il fatto anche che Berlusconi sia intervenuto super partes per dare ovviamente il suo monito a fare in modo che il centrodestra sia moderato, quindi in qualche modo è come se chiudesse un po' la porta nei confronti di Salvini. Esattamente, non verso quella destra radicale. Infatti lui Ecco. dice, ha proprio sostenuto oggi, dovunque in Europa vince il centrodestra moderato, quindi parla di Merkel, parla della Merkel, parla di un centrodestra cristiano, un centrodestra Non liberale, moderato, quello nazionalista, patriottico no? Non e lepenista, ecco, esattamente, insomma. per tornare con la Francia. E quindi per questo vuole quel tipo di partito, cosa che invece Salvini pensa di non fare, non riprodurre. Anzi, secondo lui andiamo a comandare sui trattori, cioè insomma, questa spinta verso destra ha prodotto dei risultati, e non è un caso perché nel centro-sud abbia preso molti voti in più, come mai aveva preso precedentemente alle elezioni locali. Cinque consiglieri alla Ladispoli di cui sopra.
E questo è il centrodestra, ma c'è anche da vedere l'altra, ormai da qualche anno, la componente terza, no, delle elezioni italiane in generale, che è il Movimento 5 Stelle, appunto, che rispetto magari a risultati recenti, possiamo dire che ha in qualche modo ha perso campo, perché un risultato di sole 8 città all'interno appunto di questo grande palinsesto di comunali che si sono svolte in queste due settimane, comunque fa vedere un po', fa ridimensionare un po' gli obiettivi del Movimento 5 Stelle. Grillo in qualche modo tuona dicendo che alla fine è Renzi che ha perso, cioè, cerca di spostare come al solito il baricentro dell'attenzione su Renzi e sulla debacle del PD, parlando appunto di una Caporetto addirittura. Però in qualche modo non cerca di difendere il suo partito, non fa, motivi, cioè, non fa mea culpa su alcune cose, ma semplicemente sposta l'attenzione sul Partito Democratico. Ecco, tu come la vedi? Anzi, non solo a Cipicchia, c'è cioè anche un'aggiunta sostanziale. Non parla di una debacle dei 5 Stelle, cosa che almeno al primo turno si era palesata No, con no, zero infatti. comuni vinti, mentre al secondo almeno ne ha vinti 8. Ricordiamo fra cui Guidonia e Carrara, che comunque sono cittadine non piccole. Ma dall'altra parte c'è un tema fondamentale, che lui ha proprio sostenuto come ci si trovi a pochi metri dalla vittoria alle elezioni politiche, dove sicuramente sono più forti perché non c'è bisogno di un radicamento totale come alle elezioni locali e amministrative. E quindi sì, l'attacco al Partito Democratico è stato forte, del resto sono stati, se 10 anni fa parlavamo di centrosinistra contro centrodestra, adesso invece parliamo di Movimento 5 Stelle contro centrosinistra come gli antagonisti principali, salvo poi, diciamo, ammazzarsi entrambi e far risorgere il sono tornato, far risorgere Berlusconi, che molti avevano dato per terminato politicamente, ma cicli ricicli, torna sempre Berlusconi. Terminator, non lo puoi spegnere. Ok, e questa insomma era la nostra finestra sulle elezioni comunali. Adesso ci ascoltiamo i Clash, caro Daniele, che tu conosci benissimo, giusto? Benissimissimo. Benissimissimo. E poi ritorniamo con un nuovo argomento da parlare. Una cosa, ma non abbiamo un terzo blocco e sono sicuro No, abbiamo che fatti tre di cose. Questo è il terzo. lo abbiamo. Sì, che Eh sì. abbiamo fatto risultati, centrodestra e centrodestra, vero? Eh sì. Adesso abbiamo Sta arguendo l'omicidio pomeriggio. stradale, perché c'è il fatto che questo Domenico Diele Chi ci sta seguendo? Nessuno in questo momento, l'ho chiesto al momento giusto. Queste finals, domani giocherà Cineland Cavaliers contro, com'era, Golden State Host? No, Golden State Warriors. no, no, Cineland Cavaliers, Ah, non Cleveland. ma che cos'è? Facciamo due squadre noi. Ah, ma voi? Io pensavo parlavo delle fai. No, no, eh no, che sono finite. No, ma Gara infatti dicevo, 5. che cazzo ti siete fai? Gara 5, finita gara 5. Giustamente, perché erano troppo più forti. Golden State, stay perfect. Sai?
Ed eccoci qui dopo Guns of Brixton, dei Clash appunto che abbiamo annunciato poco fa, e adesso parliamo invece di un argomento che tocca un po' la sensibilità di tutti al volante e anche a piedi semplicemente, perché come avete sentito qualche giorno fa c'è stato un episodio di cronaca, purtroppo nera, nel quale ha coinvolto un attore famoso, Domenico Diele, che forse qualcuno conosce per la serie TV 1992 e 93, o anche per i film come ACAB. Ecco, insomma, questo attore, questo ragazzo, che, ragazzo, insomma, questo signorotto di 48 anni, comunque, al volante ha investito e ucciso una donna nel Salernitano. Il tutto ovviamente con il fatto che lui non avesse la patente con sé, anzi era proprio sospesa, e si sospetta appunto anche un abuso di droghe poco prima di mettersi al volante. Esattamente, oppiacei e cannabis. Lui l'ha ammesso ovviamente di essere un eroinomane, comunque di fare uso di queste sostanze, però non si è ancora capito se ne ha fatto consumo prima di mettersi al volante. Fatto sta che comunque il fatto è questo. Ha in qualche modo, anzi no, comunque ha creato questa fattispecie che ci porta ad analizzare quello che è un argomento di pubblico interesse da poco tempo forse, ma che veniva invocato da tanti anni, ovvero l'omicidio stradale, il reato di omicidio stradale. Finora chi commetteva comunque un omicidio, nel senso che investiva persone e uccideva, in qualche modo c'era questa lacuna all'interno del codice penale che non andava a inasprire, ecco, le pene nei confronti di chi commettesse questo tipo di omicidio. Da 23 marzo 2016 è stata introdotta con la legge numero 41, appunto, questa ha introdotto nell'ordinamento la fattispecie di reato dell'omicidio stradale. Sì, è stato approvato infatti qualche giorno prima, appunto nel marzo, il reato ha avuto al Senato 149 sì, 3 no, 15 astensioni, peraltro con voto di fiducia. È interessante che era sì richiesto da tanto tempo a questa iniziativa. Non è un caso che questo disegno di legge praticamente viveva da quattro governi, quindi anche dal governo Letta e dai governi precedenti, dal governo Monti, dal governo Berlusconi, insomma, quindi era tanto tempo che più parte del paese chiedevano questi inasprimenti. Questi inasprimenti di reato che diventa non solo a sé, ma poi è previsto attraverso tre tipi, per spiegarlo, di varianti. L'ipotesi base, omicidio stradale, quindi si va da 2 ai 7 anni, come francamente era anche prima dell'introduzione, prima del marzo 2016, e si violava il codice della strada praticamente. Poi vi è l'inasprimento, e quindi un'altra fattispecie, per stato di ebbrezza o assunzione di droghe, diciamo Esatto. pesante. Non voglio dire pesante e leggero, ma più grave l'assunzione di droga o di alcol e meno, e quindi leggero. Per esempio, la fattispecie leggera sotto lo 0,8. E in questo caso ci sta una pena per la leggera tra i 5 e i 10 anni. Per lo stato di ebbrezza grave o droghe, tra gli 8 e i 12 anni. Quindi c'è un inasprimento sensibile rispetto ai 2-7 anni precedenti. E inoltre vi è un inasprimento ulteriore sulle pene, su quelle che abbiamo detto prima, quindi 2, 7, 8, 12, 5, 10, se non si ha la patente, e nel caso di Diele è così, o se è sospesa, cioè in questo caso è così, o revocata, se non si ha l'assicurazione, se si uccidono più persone, o se vi è la fuga. In questo caso si può andare L'omissione di l'omissione di soccorso. soccorso, esattamente, quindi si investe e si scappa. In questo caso c'è un inasprimento fra un terzo della pena e 2/3 della pena, e comunque l'inasprimento non può essere inferiore ai 5 anni. Quindi questa è una cosa fondamentale da ricordare. Sì, no, questo è ovviamente, non siamo entrati troppo nel dettaglio della legge, però comunque per farvi capire che questa nuova fattispecie comunque rende in qualche modo giustizia anche alle nu numerose vittime della strada che purtroppo ci sono ogni anno sulle nostre strade e che in qualche modo non trovano appunto un finale dal punto di vista, tra parentesi, positivo nei confronti anche delle famiglie, perché il più delle volte chi commette questo reato non veniva assolutamente penalizzato giustamente per quello che aveva combinato, ma semplicemente per dal punto di vista del codice della strada, come infrazione. Addirittura fino a qualche tempo fa c'era il rischio di non essere dentro l'illecito penale, ma solo in quello amministrativo. E questo era un controsenso. Ecco. Quindi il fatto di essere stata introdotta, seppur appunto un anno e mezzo fa,
comunque dà un po' di speranza a questa cosa. Adesso è da vedere il caso di DL che, peraltro, è uscita una notizia poco fa. Al momento sembra stia per avere semplicemente gli arresti domiciliari con l'obbligo, con il microchip, insomma, alla caviglia. Quindi sarebbe anche una cosa fuori anche dallo schema di quello che hai detto te, Daniele, perché comunque in teoria, anche soltanto con rito abbreviato, comunque il carcere praticamente quasi assicurato. Esattamente, anche perché nel momento in cui dovesse patteggiare oppure essere condannato, vi è per omicidio 15 anni sicuramente, per lesioni 5 anni, quindi una situazione comunque a quanto pare giudizialmente chiara. Poi ovviamente si va sempre di fronte a un giudice proprio per Sì, difendersi, assolutamente. anche se si andrà sicuramente di fronte a un giudice perché per questo omicidio stradale i tempi di prescrizione sono stati raddoppiati. Sì, per il motivo della revoca della patente. Esattamente. Sospensione, anzi. E questo, insomma, era un'altra piccola finestrella che ovviamente seguiremo, magari riusciremo anche a darvi qualche aggiornamento in più. Adesso, i tiro mancino con Tra di noi. Dopo hai regia. Lo Ti tocca. so. Non mi puoi coprire. Oh, voglio un attimo fare la tesi, cazzo. Vabbè. Chi è online? Io non vedo chi siete. Ah. Allora, adesso Rodotà. Vai con Rodotà. Facciamo un po' una scheda su Rodotà. L'autorità garante per la protezione dei dati personali, come si chiama in realtà? Cioè, c'è una sigla? Ah, minchia, ho detto Hatchcom. No, non è l'Agcom. No, non c'è una sigla. Chi è? No, davvero quello? Non ci posso credere. È lui. Garante per la privacy, Grande praticamente. Massimo. Garante la privacy, lui. Ok, deputato. Giova, mi senti? Mi senti? Ok. No, ti volevo dire che questo è il penultimo blocco. Questo che stiamo per fare. Quindi, dopo It's My Life, per esempio, già è fuori dal programma. Quindi metti prima di It's My Life, metti Landing. Eccolo là. Perfetto. Va bene? E poi togliere i tappeti quelli là di Per me Radar. possiamo pure togliere Cesare Cremonini con It's My Life, cambiarla, Eh? diciamo. No. Oh. Per me dico possiamo pure togliere Casomai Cesare metti, guarda. Cremonini. Acida, dai. Mi sento grande, ecco, me la sento. No, so, Metti vedete. Acida al posto di quello dopo. Grazie, dopo. Ah, ok. Radar però non è soltanto politica attuale e anche vedere un po', insomma, dal punto di vista sociale, ma è anche un po' un programma che vuole ricordare anche le figure che hanno fatto la politica italiana ed estera. Ed ecco che negli ultimi giorni, appunto, è venuta a mancare la figura di Stefano Rodotà, che è un grandissimo costituzionalista, probabilmente uno dei padri, dal punto di vista della giurisprudenza e dello Stato italiano in sé, proprio per quanto riguarda proprio conoscenza, approfondimento e studio di quello che è la res pubblica di questo paese. Ecco, insomma, è venuto a mancare, insomma, il 23 giugno, e quindi ci sembrava un po'
doveroso tra me e Daniele dare un po' un ricordarlo, ecco, ricordare la sua figura, quello che è stato, quello che ha fatto e anche qualche magari qualche particolarità, specialmente negli ultimi anni che è stato accostato in tantissime cose, ecco. Sì, diciamo non solo dal punto di vista giuridico, dove sicuramente ha fatto anche la storia attraverso tutta la serie di scritti, ma anche dal punto di vista politico, Rodotà negli ultimi anni ha significato tanto. È stato anche recentemente, nel 2013, al centro di un'elezione per la presidenza della Repubblica, addirittura. Quindi Beh, sì, l'ultimo l'elogio step. di qualche giorno fa di Grillo sul suo blog ci fa capire che appunto sicuramente per il Movimento 5 Stelle e per gli iscritti appunto del movimento è stata una figura di riferimento in quello che riguardava appunto le presidenziali personali Esattamente, prese anche molti voti, appunto, molti Sì. cioè tutti dal 5 Stelle e anche da altre parti. Perché anche da altre parti prese suffragi a quelle elezioni a scrutinio segreto? Perché lui è stato per 15 anni, in un momento difficilissimo della storia italiana, deputato. Comunque è stato alla Camera dei Deputati attraverso il Partito Comunista, ma da indipendente, perché appunto non si riconosceva completamente all'interno del tessuto del Partito Comunista Italiano, quindi tra 79 e 94. Addirittura poi col PDS sarà presidente del Partito Democratico della Sinistra, come più che altro una figura di garanzia, ma viene ricordato anche, appunto, come dicevamo prima, per la sua carriera di giurista, di insegnamento. Ha insegnato diritto civile alla Sapienza, ma ha insegnato in tutte le parti del mondo, Oxford, Germania, Stati Uniti, per poi tra 97 e 2005 essere il presidente dell'autorità Della privacy. Esatto. garante della protezione, appunto, dei dati personali, quindi della privacy. Come abbiamo ricordato, appunto, poi c'è stato questa candidatura a sorpresa così al Quirinale nel 2013 e ultimamente si era espresso anche per quanto riguarda il referendum costituzionale, quello che c'è stato a dicembre. Il suo no, in qualche modo, ha pesato molto, chi lo sa, nella decisione di moltissimi fedelissimi del Movimento 5 Stelle, e quanto pare forse ha spostato anche qualcosa dal punto di vista, ecco, di pensiero. Questo è un po' da vedere, ecco. Ci dispiace ovviamente proprio umanamente, ma anche proprio come studenti, penso, il Certamente. fatto di aver perso una persona così importante, così dal punto di vista intellettuale, fondamentale per questo paese. E niente, insomma, era giusto in qualche modo dare un piccolo ricordo a Stefano Rodotà. Ha detto questo, ci andiamo ancora ad ascoltare un ultimissimo brano e poi dopo ritorniamo per i saluti finali. Si è sentito ancora. Deficiente. Di più non si può, di più non si può. Oh, mi sento grande, ecco, una città. L'ho visto l'altra volta live da di loro su YouTube. Mi sento grande, come una città. Oh, vogliamo dare la cosa di, come si chiama quello che a Piacenza non ha vinto, mannaggia la puttana. No, a cosa? In Sicilia uno manco No, non è arrivato al. quello matto di Piacenza. Ah sì, ho visto il video. Aspetta, Oddio. candidato sindaco Piacenza. Oh, eccolo qua, Torre, lui. Vulcano. Torre. Metti Repubblica, ci si vede Repubblica, perché poi No, volevo vedere se il video si vede, il video. ce n'era uno. Vabbè, insomma, diamo questa notizia. Poi volevo dare quella degli alieni. Sì, no, questa volevo darla. E poi a questo punto mi fai chiudere con una cosa sportiva, dai, non rompe, dagli alieni, No, dai. vabbè, dobbiamo. No, ma perché è una cosa di politica comunque, perché c'è Anonymous che dà una cosa di mezzo, dai. Vabbè, questo. Lo so. Lo so davvero. Però vabbè, dobbiamo farci. Dobbiamo ancora dare tempo a alcuni politici giovani. Magari potrebbero essere bravi. Come una città. Scusa Fabri, ma Dimmi. stavamo in onda quando quello là ci ha bussato?
We are coming back. Torna in tema? Eh? E questa era acida e noi ci volgiamo al termine, diciamo, questo programma. Ma prima ci sono due informazioni, anzi tre, no, diciamo. Vabbè, perché Radar dà informazioni serie, professionali, insomma, però dà anche qualche notiziola così, no? Ma giusto, dai. Diciamo, no? Che l'ultimo blocco, dai. Quella che ci piace a noi, no? Per esempio, no, non so se avete seguito, durante le comunali, appunto, c'è stato un personaggio in particolare, si chiama Stefano Torre, che è stato il candidato alle comunali per Piacenza. Ora, io vi consiglio di andare a vedere assolutamente il suo programma, che prevede la costruzione di un vulcano, di un muro contro Parma e soprattutto tipo di abolizione delle tasse di qualsiasi tipo, nel senso un'anarchia completa a Piacenza. È bellissimo. E io non so. E non so come hanno fatto a non votarlo. Non so, esatto. Cioè, nel senso, comunque ha preso un 4%, se non sbaglio, 4-5% al primo turno. Purtroppo non è arrivato. Non è arrivato al ballottaggio. Che peccato, però sarebbe stato non lo so, irreverente. Roba che Razzi può accompagnare solo. Sì, sì, può accompagnare solo, però attenzione, se fai queste citazioni così poi scatta il momento social. Un momento godo come Ricci, insomma, uno dopo l'altro. Questo ovviamente era l'argomentino così sulle comunali. E poi, poi la domanda fondamentale, ma c'è vita oltre la Terra? Quanto pare sì, perché Anonymous ha hackerato la NASA ed è pronta a svelare. Dici di aver hackerato la NASA, facciamo sì, così. Perché la NASA è pronta a svelare la presenza degli alieni. Ora, non so se questa notizia ci sconvolge o meno, perché comunque dubito che tutti abbiamo questo, non so, tu pensi che non ci siano gli alieni? Io penso che l'universo sia infinito, quindi ci siano infinite possibilità. Ma come sei filosofico, l'universo è infinito. Vabbè, insomma, dopo queste due notiziole così da darvi, giusto per compagnia, per berci sopra. C'è la terza, che è più che altro una domanda. Ma ecco. Donnarumma, rinnova o no? Vabbè, dopo questa ricordiamo i social, caro Daniele. Ricordiamo i social, pagina Facebook Roma 3 Radio, altrimenti l'email roma3radio@roma3.it o altrimenti ci sentite sul sito radio.uniroma3.it. Oppure la mail a roma3radio@roma3.it, lo streaming radio.uniroma3.it, oppure l'applicazione TuneIn da scaricare Roma 3 Radio. O altrimenti Twitter Roma 3 Radio o Instagram Roma 3 Radio, tutti e tre al numero. E lui non aveva sentito e pensavi fossi andato automaticamente non sull'altro. Non mi interessa, io lo dico lo stesso, perché tu, allora, c'è una divisione, va rispettata. Oh. Comunque ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori, anche quelli in diretta su Facebook, ovviamente. E detto questo, io saluto il mio buon Daniele Herrera qui alla mia destra. A me tocca salutarlo, ma non avrei voluto salutare Fabrizio Genovese. Ringraziamo Giovanni qui in regia con noi e ci rinnoviamo l'appuntamento come al solito lunedì dalle 17 alle 18, ovvero le 18, sempre qui su Roma 3 Radio. Ciao a tutti. Ciao. È stata infamata quella, perché se poi si sbaglia vanno a risentirla. Ma ti ho bloccati su Facebook quelli, quindi. Ciao a tutti, grazie per averci seguito, grazie mille per gli inviti. Grazie tanto Massimo, davvero. Ci sentiamo presto.